Rieccoci sempre per approfondire gli argomenti legati alla buona salute, soprattutto dopo una certa età, dopo i 50 anni, per le donne, ma non solo, è importante il movimento, abbiamo detto, è importante l'alimentazione, ma anche l'aspetto psicologico, perché dicevate invecchiare bene, invecchiare stando bene, sentendosi bene, è totalmente un'altra cosa rispetto a invecchiare facendo passare gli anni che avanzano. Certamente. Allora, a questo proposito, appunto, dicevo del dimagrimento, no? Eravamo su allora, questo focus. Anche i 50 anni sono il momento per dimagrire, non scoraggiatevi, si può dimagrire. Io personalmente ho avuto diverse pazienti che sono riuscite a perdere una buona ventina di chili, anche in tempi brevi tra l'altro, gente che mi ha perso 20 chili in 6, 7, 8, 10 mesi, quindi voglio dire in tempi assolutamente ragionevoli, senza stressarsi più di tanto. E in effetti l'ho vista rifiorire, perché? Perché non c'è soltanto diciamo il recupero di una forma fisica, c'è il recupero soprattutto di un atteggiamento psicologico diverso dopo aver perso una ventina di chili, dico 20 ma possono essere 15, 25, non è un problema dimagrire anche a una certa età. Ovviamente sto parlando di persone relativamente sane, che possano comunque, che non abbiano grossissimi problemi di salute, che possano fare movimento, perché è importantissimo aiutarsi con il movimento per attivare molto il metabolismo, per tenere il muscolo in forma, altrimenti si perde massa muscolare. Però si può dimagrire. Si può dimagrire e oltre ovviamente i benefici biologici che ci sono associati alla perdita di peso, all'essere più leggeri, che sono tantissimi, io ritengo molto importante proprio questo aspetto, quello psicologico, specialmente per le donne, ma anche per l'uomo. Io frequento anche una palestra, è una palestra di persone, cioè giovani non ce ne sono praticamente, perché è una palestra nella zona Albaro, quindi già Genova è una città vecchia, la zona Albaro, i giovani non esistono, penso che non ci siano più. E quindi questa palestra è piena di gente più o meno della mia età, poco più giovani. E io vedo persone veramente in forma, anche uomini che vengono, si allenano, magari persone, gente in pensione che lo vedi che arrivano lì più o meno tutti i giorni, ma hanno dei fisici stratosferici. Ci sono delle persone che sono più che cinquantenni, hanno dei fisici, specialmente gli uomini che amano a volte farsi un po' i muscoli, ma sono veramente scolpiti. Fanno invidia anche ai più giovani. Sono scolpiti allora, veramente, ma anche le donne, ci sono veramente delle donne molto molto ben equilibrate diciamo nella struttura fisica. E questo vuol dire che è possibile, cioè anche loro avranno 55, 60 anni, anche di più, ci sono persone di una certa età, quindi è possibile avere questi risultati. E sono persone normalissime, cioè io lo vedo, non è che sono strane. E allora per farci un'idea anche di chi possono essere queste persone, perché l'abbiamo detto, abbiamo fatto un sondaggio tra le strade di Genova, tra le piazze di Genova, per capire se le persone over 50, erano tutti over 50, quasi sì, tutti, uomini e donne, fanno movimento e se sì, che tipo di attività svolgono. Allora andiamo a sentire il nostro sondaggio. Un pochettino, sì. Ieri sono andato a correre in passeggiata a mare a Chiavari insieme a mia moglie. Sì, anch'io stessa cosa, vado a correre ogni tanto. Tennis. Vado con la mountain bike. Non faccio sport. Cioè, camminata, poi mi ha fatto male il ginocchio, no più. Zero, sono un pigrone incredibile. Beh, insomma, c'ho 70 anni, non è che... Un paio di volte alla settimana, anche tre, insomma, cerco di mantenermi in forma, di perdere qualche grammo. Podismo. Cammino. No, non faccio sport. Più pantofolaio completo. Sì, lo sport assolutamente sì, non faccio bene io, ma non faccio lo sport, non posso. Così passeggiate nei boschi. Fondamentale per non avere problemi diversi. No. Io ho iniziato ieri, quindi questa è una piccola cosa. Meno di una. Ma due volte di solito. Due volte alla settimana. Ma dipende, secondo le giornate. Faccio 10 km al giorno. A correre quando ero ragazzo, adesso non più. È importante per tanti motivi, anche dal punto di vista sia fisico che morale che psicologico. Giocavo a pallone prima e adesso ero un po', ho fatto un'operazione al ginocchio e quindi adesso ho ripreso da poco, insomma. Tengo molto importante, sì, perché si sta meglio, decisamente. Stanchezza felice. Più felici e più attivi e più positivi. Sì, certo che cammino sempre. Se il fisico lo permette, anche. Importante perché uno ha un corpo che è sempre allenato qua di là. Il proprio divano, televisore, telecomando da una mano e bicchiere di birra nell'altra.
aiuta, soprattutto per chi fa poi un lavoro molto sedentario come il nostro. Senza fare sforzi, senza così, una passeggiata. Soprattutto alla mia età. Bisogna stare attenti a capire di avere 50 anni, di non avere più 20 anni. Alla nostra età è importantissimo. Perché a 20 anni facevo tante cose che adesso cerco di farle un po' più leggere. Cammino molto spesso, veloce, faccio palestra, gioco con i miei nipoti a pallone e poi tanti altri, sono sempre in movimento. Bravo. E anche il nostro Carlo Volpi, bravo, abbiamo intercettato per questo sondaggio, il nostro opinionista, ex giocatore, quindi sicuramente lui dice gioco a pallone con i miei nipoti e unisce due cose, quindi passare del tempo con i nipotini piuttosto che con dei parenti o degli amici, ma soprattutto fare movimento. Forse il signore che diceva e parlava di stanchezza felice riassume un po' i vostri concetti. Sì, mi è piaciuto molto. Sì, anche a me. Intanto ha una ragione biologica, perché in effetti l'attività fisica stimola la produzione di endorfine. Che sono, l'avevamo già detto in precedenza in un altro intervento qui a Star Bene, che sono proprio delle sostanze che hanno una funzione analgesica, ansiolitica e fanno sentire proprio di buon umore. Quando si fanno delle cose belle, e l'attività fisica è una delle cose belle, le endorfine vengono prodotte, quindi ha assolutamente una ragione di questo genere. E poi ci si sente comunque bene, ci si sente più elastici, più tonici, più come dire, ossigenati e anche più lucidi, anche il cervello lavora meglio. Infatti notavo che le due persone che non fanno assolutamente attività fisica erano quelle che apparivano proprio anche più appesantite, sì, più vecchie, di faccia, diciamo. Anche in viso sembravano più appesantite. Però in tanti hanno detto faccio movimento, vado a correre, vado a camminare, quindi è un buon risultato questo, soprattutto per voi che puntate, sì, su una corretta alimentazione, un corretto stile di vita. Stile di vita. Ah, poi voglio dire, abbiamo la fortuna di vivere in una città, in una regione che si presta proprio all'andare all'aria aperta da ora in poi, perché pioverà meno, perché la temperatura lo consente, perché insomma abbiamo dei bellissimi panorami, dei bellissimi scorci, perché no? Perché non approfittarne, visto che non stiamo in una di quelle città cupe, piene di smog e piene di nebbia? Approfittiamone e facciamo movimento. E i nostri telespettatori, le nostre telespettatrici possono approfittare anche del fatto che mentre guardano Stare Bene possono fare degli esercizi molto semplici. Ma certo, facciamo proprio un tutorial. Esatto, proprio per far vedere. Allora, intanto, mentre Michela si prepara, sì, per far vedere questo esercizio, abbiamo il signor Enrico al telefono. Buongiorno, forse è caduta la telefonata. Allora, aspetteremo ovviamente ancora la telefonata del signor Enrico. Mentre vediamo se riusciamo a far vedere questo esercizio per allora, capire come fare. Mi sono attrezzata con un bastone che non ho intenzione di usare contro nessuno, ma che serve soprattutto per dimostrare come basta veramente avere una scopa, e penso che ognuno di noi abbia una scopa in casa. Quindi posizioniamo il bastone davanti a noi e divarichiamo le gambe, le divarichiamo bene, quindi con una buona apertura. Le punte dei piedi sono leggermente ruotate verso l'esterno. Ora non so se si veda, credo di no, però si vede più o meno. Ora il nostro Mauro Panozzi in regia ci fa vedere tutto. Come se fossimo qui che stiamo dividendo le acque, andiamo a fare dei piegamenti sulle ginocchia, andando a gravare soprattutto il peso sui glutei. Ecco, è molto importante questo, cercare di tenere delle linee piuttosto precise sulle articolazioni, evitando di fare movimenti di appoggio esasperato sul bastone per non caricare la schiena, o andare troppo in avanti in questo modo per evitare di caricare le articolazioni del ginocchio. Quindi un esercizio semplice che tutti possono fare in casa mentre ascoltano la musica, la radio, no, guardano, sì, la TV, la televisione, esatto, qualsiasi cosa. Allora, intanto abbiamo anche ripristinato il collegamento con il signor Enrico. Buongiorno. Pronto, ciao Giorgia. Buongiorno, allora, buongiorno a lei. Volevo intanto ti faccio i complimenti per la trasmissione, però volevo fare un attimo due appunti. Grazie. Nel senso, per me in Italia
Il mangiare male non è dovuto alla gente che vuole mangiare male o alla gente che è troppo obesa o grassa. Il fatto è che per me la gente ha tutti questi problemi perché mangia male, perché non ha soldi. Non è il mio problema, perché io ti dico, posso permettermi, vivendo da solo, anche di fare la spesa tutti i giorni. Però la roba fresca, io sento parlare di frutta fresca, verdura fresca, pesce fresco, carne fresca, cioè la gente non ha né il tempo né i soldi, per questo che per me in Italia comunque c'è questo malessere di cibo, perché comunque se tu guardi, ti do del tuo, se tu guardi i discount sono tutti pieni di gente che magari si prende sì la verdura, però come se la prende, o in scatola o surgelata, e non ha le stesse quantità di proteine, vitamine, di tutte quelle cose che ha bisogno comunque, come dicevano le tue ospiti, il corpo. Ma assolutamente, penso anche che le nostre ospiti saranno d'accordo su questo, perché ha sottolineato... Cioè, per me questo è un problema da non sottovalutare, perché il nostro paese è, diciamo che sta diventando come l'America, o con queste abitudini, perché comunque spendendo poco mangi tanto, è quello il fatto, che cioè, mangi male. E per il fattore del movimento uguale, la gente ormai, anche uno come me, che è fuori dalla mattina alla sera, non può andare in palestra, in piscina. Io capisco la signora che dice che vada al bar, io la conosco quella palestra, però è tutta gente che comunque non ha problemi né di soldi né di tempo né di niente. Quella lì è solo un iceberg di quella palestra lì, di dottori, di notai, di avvocati. Io la conosco, però quella palestra. Però avevo capito, Enrico, tante mogli e tante fidanzate, tanti gente in pensione che comunque non, cioè, può andare a mangiare bene e può fare tutto il movimento che vuole. E io volevo che comunque passasse il messaggio che è la popolazione che non si può permettere questo, né di mangiare né bene e né di fare movimento, perché uno lavora dalla mattina alla sera, quando arriva a casa è ovvio che si mette nel divano perché non ce la fa andare a correre. Va bene, grazie buona giornata per questo ragionamento, perché in parte ha detto delle cose che onestamente sono realtà su cui però bisogna ragionare un po', se posso rispondere. Sì, abbiamo purtroppo pochi minuti, molto però, rapidamente. Allora, è verissimo quello che dice, però purtroppo, diciamo, questo ragionamento è basato su alcuni luoghi comuni che bisogna sfatare, no? Allora, è vero che la verdura fresca, il pesce fresco, però una mela un po' più brutta, che costa magari la metà di quella più bella, a volte nei supermercati, ma anche il mercato orientale, per dire, un posto che tutti conosciamo a Genova, no? C'è un certo assortimento, c'è la frutta, quella più bella che costa di più, quella più brutta costa meno, ma quella più brutta è solo più brutta, ma fa bene lo stesso, non è che faccia più male, non è che abbia meno vitamine, cioè la frutta che costa un po' meno, spesso è semplicemente perché è più bruttina, più piccola. Però è vero che il pesce fresco, la carne fresca... Non serve a niente, il pesce possiamo tranquillamente mangiarcelo surgelato, perché dal pesce noi prendiamo gli aminoacidi, mica prendiamo le vitamine, quindi va benissimo quello surgelato che costa la metà della metà, a volte la metà della metà, e alla stessa funzione del pesce fresco. Certo, il pesce fresco è più buono di sapore, ho capito, però se non ce lo possiamo permettere possiamo tranquillamente ripiegare sul pesce surgelato che è anche già pronto. È anche vero, però, prima di sfatare anche il mito del movimento, perché lui diceva le palestre hanno un costo, però uno può andare a correre tranquillamente, esatto, sul mare, già che abitiamo in una città di mare. Esercizi in casa, andare a correre. Il signor Enrico parlava di problemi di tempo, è vero. Quello che io ho condiviso molte cose che lui ha detto nel suo intervento, c'è un ovviamente che mi stona un po', nel senso che arrivo stanco a casa dopo una giornata di lavoro, ovviamente mi metto sul divano. E quello ovviamente io non lo condivido, nel senso che tu magari sei stanco e ti metti sul divano, ma prima il signore del sondaggio parlava di una stanchezza felice. Io ti posso assicurare che nella mia esperienza ho dei clienti che seguo, anche che fanno esercizi a casa, e che mi dicono che tutto sommato dopo una giornata di lavoro, o addirittura si svegliano prima di andare a lavorare, si allenano prima di andare a lavorare facendo quella mezz'ora, quarto d'ora
mezz'ora, 20 minuti di esercizi in casa, si sentono più attivi e più pronti ad affrontare la giornata. Quindi è un modo per rilassarsi, diverso e alternativo. Però è anche vero che questi ritmi comunque di vita molto stressanti, in cui comunque si esce presto, si torna tardi, se una, per esempio una donna, deve pensare alla famiglia, ai bambini, fare la spesa, sono tutte cose che poi alla fine... E un'altra cosa che posso condividere di quello che ha detto Enrico è che comunque mangiando fuori, perché le persone lavorano, mangiano fuori in pausa pranzo, un panino ha un costo differente da un'insalata, seduti, magari... Cioè anche questo è un ragionamento che... Ahimè, bisognerebbe, e Lucia sarà d'accordo, prepararsi tutto a casa. Esatto, e io portare tutto. Con molte pazienti gestiamo proprio questo aspetto, quello di prepararsi delle cose anche semplici, di trovare dei modi per portarsi del cibo, ovviamente senza stare la sera, prima andare a letto, a cucinare, a fare, ma trovare proprio dei modi per portarsi dietro del cibo un pochino migliore. E ovviamente a basso costo, perché appunto tutti siamo capaci di andare al ristorante e ordinare, ma magari non ce lo possiamo permettere tutti i santi giorni, è ovvio. E poi, se posso dire una cosa, in ogni caso, in uno dei tuoi interventi precedenti, delle precedenti trasmissioni, avevi detto meglio mangiare poco e male piuttosto che esatto, tanto e bene. Quindi, tra l'altro. Quando si parliamo di cibo a basso costo, sul discorso di risparmiare, non sono così convinta, perché alle volte il fatto di risparmiare ti fa comprare anche qualcos'altro e te lo mangi. Invece se non lo mangi è meglio, perché risparmi due volte, risparmi sulla pancia e risparmi sul portafoglio. Un po' come quel menù, poi ti dicono ti diamo anche questo brava, e questo, così. Il primo risparmio è mangiare meno. Esatto. Se noi andiamo, guardate, io dico sempre guardatevi i carrelli, anche al discount, i carrelli sono pieni di cibo inutile, se non dannoso. Anche la gente va al discount per spendere meno, però riempie i carrelli di cracker, biscotti, di cibo assolutamente inutile. Allora guardiamo quello un po' è denaro il carrello sprecato. Del vicino, guardiamo un po' il nostro carrello e esatto, cerchiamo di proviamo a dare un'occhiata al nostro e agli altri carrelli e vedremo. Purtroppo noi siamo già in chiusura di questa parte di trasmissione, ma vi aspettiamo nuovamente, perché dobbiamo ancora vedere degli esercizi con Michela e approfondire ancora questo tema, che fa anche un po' discutere su che cosa è giusto e che cosa no. Grazie a Lucia Vignolo. Grazie Giorgia. Grazie a Michela Verardo. Grazie a te e buongiorno a tutti. Noi ci fermiamo qualche istante, ma stare bene continua, quindi a tra poco.